apri questa maledetta porta. Così facendo farai preoccupare tutti. Tu sei pazzo. Libera Maria. Non dovevi venire qui. Però sei così bella. Non toccarmi, o finisce male. Lei è il marito di Giuliola Severi. Ci spiace. Abbiamo fatto il possibile. Ma come? Oddio, no. Maria tenta di slegarsi e finalmente riesce. La porta è ancora chiusa. Prende un punteruolo e fa scattare la serratura. Riccardo ha spinto Rebecca sul divano. Basta, lascia andare Rebecca. Maria, amica mia, l'incubo è finito, chiamiamo la polizia. Ma com'è potuto succedere? Tua madre ha avuto un infarto. Perché tutto questo dolore? Nella vita dobbiamo fare i conti con salite e discese. Gioie e dolori. Grazie, papà. Ti voglio bene. Anche io. Ora che questo incubo è passato... Sai cosa? Io amavo Riccardo. E forse una parte di me ancora lo ama. Ma è nascosta, ombreggiata. Mi ha fatto del male. E non posso dimenticarlo. Brava, Maria. Dobbiamo realizzare una cosa. Sai, è da ieri che ci penso. E tua madre ne sarebbe fiera, orgogliosa. Di che si tratta? Un'associazione rivolta a quelle ragazze che non hanno il coraggio. E tu ci sei passata. Aiutare è quello che ho sempre voluto fare. Nel nome di Maria. Questo. A mia madre. A tutte quelle donne che non hanno la forza di denunciare. Voglio dare loro voce. Nel mio nome. E noi accanto a te.